Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio prima di tutto le organizzatrici che sono state veramente bravissime e sono veramente felice di vedere questa platea numerosa. Ringrazio poi i colleghi dell'associazione di cui faccio parte, che è Avvocati Liberi, che da 3 anni si batte contro la legislazione pandemica. Sono qui presenti il presidente Avvocato Di Lorenzo, il segretario Avvocato Martina e il nostro socio onorario e faro illuminante in esperienza di diritto, il professore Smaglia. In mia parte un po' forte, vi parlerò, cercherò di spiegarvi quelli che sono i possibili profili di illegittimità penale della campagna vaccinale. Cosa vuol dire? I possibili reati commessi dalle istituzioni nell'ambito di questa campagna di vaccinazione massiva. Ho deciso di iniziare il mio intervento ricordando questo articolo della Costituzione, che riconosce il diritto inviolabile di difesa giudiziaria e quindi la possibilità per tutti i cittadini di adire un'autorità giudiziaria in condizioni di parità e con la garanzia di avere un giudice terzo per la tutela dei propri diritti. Il fatto di ricorrere a un giudice per la tutela dei propri diritti non è solo un diritto, ma è anche un obbligo in uno Stato di diritto. Cosa vuol dire? Vuol dire che il cittadino non può farsi giustizia da sé. Quindi implicitamente questo articolo riconosce sia il diritto ma anche il dovere dei cittadini di agire con gli strumenti leciti che la Costituzione riconosce per la tutela dei diritti. Perché ho sentito l'esigenza di ricordare questo? Abbiamo preso atto che durante la campagna vaccinale anti-Covid, ve l'ho appena ricordato nel suo bellissimo intervento, probabilmente sono state commessi dei reati, quindi delle condotte criminali. Queste condotte criminali sono state commesse dalle istituzioni pubbliche e per loro dalle persone che hanno preso le decisioni e che sono stati reati commessi nei confronti della generalità di tutti i cittadini. E allora, se questo risponde al vero, è necessario prendere consapevolezza che i cittadini hanno non solo il diritto ma anche l'obbligo di adire all'autorità giudiziaria per chiedere l'accertamento della verità. Questo lo abbiamo fatto in Avvocati Liberi. Lo abbiamo fatto studiando i possibili profili di illegittimità penale e rendendoci conto via via che effettivamente erano stati commessi dei reati. Quindi con l'aiuto di alcuni coraggiosi cittadini, alcuni sono qua, sono delle associazioni sindacali di polizia, delle associazioni sindacali di guardia di finanza, i rappresentanti del comitato Ascoltami, e anche qualche cittadino come la senatrice Bianca Laura Granato, particolarmente attivi, abbiamo predisposto delle denunce e abbiamo attenzionato all'autorità giudiziaria questi possibili profili di reato, ma questo lo dobbiamo fare tutti. Cioè, l'esempio che hanno dato questi cittadini dovrebbe essere un esempio per spingere tutti i cittadini a rendersi conto che denunciare è un loro diritto ed anche un loro obbligo se si vuole ottenere una tutela. Perché? E io capisco che ci possa essere della sfiducia nelle istituzioni giudiziarie. Abbiamo avuto le sentenze della Corte Costituzionale, che penso che tutti conoscete, che hanno messo una pietra tombale sull'obbligo vaccinale e quindi restituiscono ai cittadini un senso di impotenza, di sfiducia. E però questo noi non abbiamo altri mezzi per agire, non esistono altri mezzi leciti, quindi necessariamente dobbiamo ricorrere agli strumenti che la Costituzione e i codici ci danno. Vi ricordo questo altro articolo: quando l'autorità giudiziaria, l'autorità inquirente viene a conoscenza di un reato, da parte di chiunque i cittadini che lo denuncia non può far finta di nulla. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale e quindi ha l'obbligo di avviare quelle indagini e quegli accertamenti necessari ad accertare se quello che è stato denunciato corrisponde poi effettivamente ad una condotta di reato. Questo non lo dice solo la Costituzione, ma lo dice
anche l'articolo 50 del codice di procedura penale, che ci ricorda come il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale in ogni caso, a meno che non sussistano i presupposti per l'archiviazione. Cosa vuol dire? Che se non è ictu opere, cioè evidente che il reato non c'è, in tutti gli altri casi come questi, dubbi comunque il pubblico ministero, le procure hanno obbligo di accettare. Vi parlo un po' di quello che sono le nostre denunce, i nostri lavori, e quali sono i reati che abbiamo denunciato. Perché i reati commessi durante questa campagna vaccinale sono molteplici e afferiscono a diversi titoli del codice penale e sono alcuni veramente molto gravi. Ci sono una serie di reati, come potete vedere, che sono reati contro l'incolumità pubblica e la salute pubblica. Ci sono un'altra serie di reati che sono stati commessi contro la persona e ci sono poi infine dei reati commessi contro la pubblica contro il buon andamento della pubblica amministrazione e contro la fede pubblica. Il primo reato che abbiamo attenzionato all'autorità giudiziaria con le nostre denunce è il commercio o la somministrazione di medicinali vasti. Questa norma unisce chiunque, attraverso il commercio o la somministrazione di medicinali vasti, provochi un danno alla salute pubblica. Si tratta di evitare che la popolazione possa subire la somministrazione di farmaci che non solo sono potenzialmente dannosi, ma anche totalmente inefficaci, come nel caso dei vaccini del Covid. E perché abbiamo valutato che questo reato sussistente? Perché esistono una serie di indizi che diventano prove, quindi una serie di elementi che dimostrano che questo reato è stato perfettamente integrato. Il primo è sono le dichiarazioni della stessa azienda produttrice Pfizer, che ha messo nero su bianco come non erano mai stati condotti studi sulla genotossicità e cancerogenicità del prodotto. Scusate. Quindi la stessa Pfizer ha pubblicamente confessato che l'insufficienza degli studi clinici, sia in termini di sicurezza in questo caso, e anche in termini di efficacia. Di efficacia vi ricordo le dichiarazioni di Janine Small, che di fronte al Parlamento europeo, il 10 ottobre 2022, e rispondendo all'interrogazione di un parlamentare europeo olandese, diceva che non avevano prove e non avevano studiato la possibilità che il farmaco prevenisse la trasmissione dell'agente patogeno perché avevano dovuto procedere nella velocità della scienza. Quindi la stessa casa farmaceutica ci dice che non avevano studi sufficienti né sulla sicurezza e né sull'efficacia del vaccino. Questo sarebbe già di per sé sufficiente a integrare il reato che stiamo commentando. E un forte aiuto in questo senso ci è poi arrivato dagli studi del professor Gabriele Segalla. Qualcuno di voi lo conosce, un ricercatore indipendente, biochimico, che ci ha fornito un preziosissimo apporto non solo a livello tecnico-scientifico, ma anche a livello criminologico. Il dottore Segalla ha infatti evidenziato, non vi sto a spiegare dal punto di vista chimico e tecnico quali sono le conclusioni del dottore Segalla, vi dico però che lui ha evidenziato in relazione a questo reato la possibilità della sussistenza del dolo, cioè del dolo nella forma eventuale, cioè della conoscenza che la stessa casa produttrice del vaccino, la Pfizer, e conseguentemente le autorità regolatrici del farmaco, quindi EMA ed AIFA, avevano conoscenza che questo prodotto era un prodotto dannoso, quindi un medicinale imperfetto. Cosa ci dice Segalla? Che esisteva un brevetto che era concesso a novembre del 2019 alla BioNTech, che conteneva alcune indicazioni tecniche sulla sicurezza di un preparato destinato alla immunoterapia, quindi alla vaccinazione. Queste indicazioni tecniche non solo non sono state rispettate dalla casa produttrice, ma è stato fatto esattamente il contrario, cioè sono stati associati dei componenti chimici che non vi sto a spiegare nello specifico, e rimando
al dito del dottor Segato, che è molto bello e anche molto comprensibile, e sono stati associati dei componenti clinici che per ammissione dello stesso brevetto erano fortemente sospettate di instabilità. Quindi questo conclama che le autorità, prima le case farmaceutiche e poi le autorità che hanno poi concesso le autorizzazioni al commercio, sapevano o dovevano essere quantomeno a conoscenza del fatto che questo farmaco era fortemente instabile. Ma non solo, Segalla ha rivelato un'altra cosa che dimostra appieno questa consapevolezza, cioè durante la campagna vaccinale, ed esattamente il 18 ottobre 2021, l'EMA annuncia che la Pfizer ha modificato il suo prodotto, quindi ne ha approvato una formulazione pronta all'uso che è più stabile. E il fine di questo correttivo è proprio per migliorare la stabilità. Quindi è automaticamente una confessione che sapevano che il farmaco di prima era fortemente stabile. E la cosa gravissima è che dopo l'approvazione di questa nuova formulazione, che si contraddistingue la goccia da fare appena il tappo grigio, la vecchia formulazione, quella con il tappo viola, che era sospettata di instabilità e quindi fortemente pericolosa, è rimasta sorprendentemente in commercio, quindi esiste ancora nel piano vaccinale e viene ancora somministrata alla popolazione. Di questo fatto noi abbiamo chiesto alla Procura della Repubblica nelle nostre denunce di ottenere il sequestro delle fiale per farle analizzare e per accertare che quello che dice questa ricerca scientifica è vero. Siamo in fase di indagini, le indagini preliminari purtroppo sono coperte da segreto e durano molto tempo, 18 mesi minimo in questo caso, che possono arrivare a 24 mesi, quindi stanno lavorando, insomma, ci auguriamo che stiano lavorando. E, visto che vi ho parlato del dottor Segalla, vi aggiorno a questo punto, perché lui doveva essere presente, vi aggiorno su un'altra importante ricerca che il professore ha condotto e che anche in questo caso svela la commissione di possibili ulteriori gravissimi reati. E il professore Segalla ha ottenuto la pubblicazione in peer review e quindi l'accreditamento da parte della comunità scientifica 2 o 3 giorni fa, in data 25 ottobre. E non vi spiego neanche in questo caso tecnicamente di che cosa si tratta, però Segalla dimostra la citotossicità, cioè la tossicità per la cellula di uno dei lipidi funzionali che è stato utilizzato come vettore dell'RNA. E quindi spiega che questo lipide funzionale agisce come un cavallo di Troia, entra nella cellula e poi sviluppa un potenziale altamente tossico. Ma non ci dice solo questo, ci dice anche che l'EMA di questo fatto ne era o ne doveva essere a conoscenza. E infatti il dottore Segalla rileva come nell'assessment report, quindi nel report di valutazione del farmaco, l'EMA, per dire che questo lipide funzionale fosse ottimo per condurre l'RNA poi nella cellula, cita uno studio che è stato condotto da alcuni ricercatori di Moderna, da 19 ricercatori di Moderna, e solo che lo studio sostiene esattamente il contrario di quello che dicevano. Quindi EMA fa un falso. Praticamente nella valutazione del farmaco che poi conduce alla successiva approvazione, EMA fa un falso e dice che uno studio dice una cosa, invece lo studio dice esattamente il contrario. Noi ovviamente la ricerca è pubblicata da pochi giorni, quindi stiamo lavorando per intraprendere le azioni necessarie che potrebbero essere di competenza della Procura Europea per quanto riguarda i reati di frode, perché ovviamente se EMA fa un artificio, un raggiro, quindi fa un falso per poi poter approvare e vendere questi vaccini, è ovvio che si tratta di una frode in commercio, quindi di una truffa che induce gli stati membri poi a sborsare denaro per acquistare
non valutiamo solo questo aspetto, ma valutiamo anche la possibilità di chiedere ad AIFA se fosse a conoscenza, AIFA in realtà doveva essere a conoscenza di questi fatti, ma chiederemo ad AIFA se fosse a conoscenza o comunque se hanno evidenze che dimostrino il contrario rispetto allo studio del dottore Segalla, e quindi chiederemo l'immediato ritiro di questi farmaci dal commercio. L'altro profilo che ha interessato il reato contro la salute pubblica è la somministrazione di farmaci in maniera pericolosa per la salute pubblica, perché questi farmaci sono stati, cioè durante la campagna vaccinale sono state effettuate delle scelte che sono andate addirittura contro quello che le stesse case farmaceutiche dicevano nei loro bugiardini. Come vedete è stata autorizzata in maniera del tutto scellerata la vaccinazione delle donne in gravidanza, la vaccinazione dei minori, nonostante la stessa Pfizer avesse detto che sotto gli anni 14 il farmaco non era consigliato, e la vaccinazione per oro, che è il mix di vaccini che è stato fatto dopo il ritiro del farmaco AstraZeneca, poi la vaccinazione dei guariti, non esistevano studi sugli immunodepressi e li hanno vaccinati ugualmente, e infine la somministrazione off-lab, cioè le terze e quarte dosi che sono state somministrate senza che esistessero evidenze scientifiche, studi clinici sull'utilità e anche sulla sicurezza di queste dosi ulteriori. Questi sono condotte che integrano reati contro la salute pubblica. Vi sono poi delle condotte che sono ancora più gravi e integrano dei reati contro la persona. Parliamo in questo caso di obbligo vaccinale. Cioè chi ha imposto la somministrazione di questi farmaci in maniera coatta alla popolazione e lo ha imposto con obblighi di diritto per quanto riguarda le categorie obbligate o con obblighi di fatto, il Green Pass e il Super Green Pass, se si riesce a dimostrare che fosse a conoscenza che questi farmaci potevano uccidere o provocare lesioni, dovrebbe rispondere all'autorità giudiziaria, dovrebbe essere incriminata per i reati di omicidio e lesioni commesse col dolo eventuale. Vi spiego rapidamente, vi faccio l'esempio che mi fece il mio professore universitario per farvi capire cos'è il dolo eventuale. Se io dalla mia finestra butto un vaso, sto buttando un vaso, però io sono consapevole che se dalla mia finestra butto un vaso e sotto passa una persona, se quella persona muore io vengo incriminata per omicidio volontario commesso con dolo eventuale, e questa è la condotta che noi contestiamo al Presidente del Consiglio e al Consiglio dei Ministri nel momento in cui impongono la somministrazione coatta di un farmaco sapendo ed essendo a conoscenza che questi farmaci potevano uccidere. Questa è qui. Nel nono rapporto di sorveglianza dei vaccini Covid, che è a settembre 2021, AIFA pubblicava questi dati. Non so se si leggono. Erano stati segnalati 608 decessi e 16 con la correlazione accertata. La campagna vaccinale era iniziata da 9 mesi e morivano con una correlazione accertata 2 persone al mese, e ne venivano segnalati circa 67 decessi al mese. Per quanto riguarda invece le altre reazioni avverse, come vedete abbiamo 101.110 reazioni avverse a settembre 2021, di cui il 14,4% gravi, cioè lesioni che possono portare a invalidità permanente. In questa data, settembre 2021, l'obbligo di vaccinazione anti-Covid sussisteva solo per i sanitari, quindi era l'unica categoria obbligata. Però lo Stato, il Consiglio dei Ministri, che ha approvato i successivi obblighi vaccinali, aveva questi dati a disposizione. Eppure cosa fa? Invece di ritirare qualsiasi forma di obbligo, perché era
accertato che morivano persone, ce n'erano 16 con la correlazione accertata, invece accetta il rischio che alcune persone potessero morire e altre potessero rimanere gravemente invalide pur di proseguire nell'intento della campagna vaccinale. E quindi estende l'obbligo, lo estende ai poliziotti, lo estende al comparto scuola, lo estende poi agli over 50 con il Green Pass e Super Green Pass, lo estende poi di fatto a tutta la popolazione. Con questi dati è ovvio che il governo sapeva che morire una persona e dovrebbero i responsabili essere incriminati per i reati di omicidi e lesioni con dolo eventuale. Ho acquisito un altro dato che è molto importante rispetto a questi reati, sono dei grafici che sono stati redatti dall'ingegnere Giovanni Trabussi da Firenze e che prendono in considerazione i trial clinici della Pfizer, cioè gli studi che sono stati condotti sui volontari prima dell'approvazione del farmaco. Come potete vedere, su 44.000 volontari, 22.000 hanno avuto somministrato il placebo e 22.000 il vaccino regolare. Ci sono state complessivamente 38 morti, 17 nel placebo e 21 nei vaccinati. Quindi era già chiaro prima dell'approvazione che nel gruppo dei vaccinati morivano più persone, con una differenza del 23%. Ma cosa ancora più grave sono le morti per cause cardiache. Come vedete, nel placebo muoiono nel gruppo dei volontari 3 persone, nel gruppo dei vaccinati muoiono 11 persone. Quindi con un aumento di quasi il quadruplo. Questi dati, seppure posti dalla Pfizer in maniera probabilmente diversa, ma questo è stato un ingegnere che si è messo a studiarli, erano a disposizione delle autorità regolamentatrici dei farmaci, cioè di coloro che hanno autorizzato l'emissione in commercio, la vendita e la somministrazione. Siccome questi dati erano disponibili, anche quindi i dirigenti di AIFA, di EMA, di AIFA in questo caso perché ci troviamo in Italia, dovrebbero rispondere ad essere incriminati per i reati di omicidio e lesioni. Concludo con l'inchiesta che è stata portata avanti dal programma Fuori dal Coro, che ha fatto emergere come in AIFA solo sapevano di questi dati, ma sapevano di molti altri dati che sono emersi via via durante la campagna vaccinale e che pure facevano di tutto per nascondere, per non uccidere il vaccino, quindi per mandare avanti la vaccinazione di massa a discapito della salute degli italiani e dei numerosi morti, purtroppo hanno nascosto i dati che forse potevano ingenerare nelle persone qualche dubbio. Anche questi aspetti noi li abbiamo segnalati alla Procura di Roma. Denotano la malafede dei vertici dell'AIFA e non ricordo se ci fanno una slide, scusate. Ecco qua, sì. E denotano la possibilità di commissione di altri gravi reati, come quelli che leggete il falso ideologico, le false dichiarazioni e attestazioni in atti destinate all'autorità giudiziaria. È la corruzione, ci sono gli esempi di un paio di scambi di mail dei dirigenti AIFA, e i dirigenti AIFA, in particolare Nicola Magrini, erano evidentemente intenti a tutelare gli interessi delle aziende farmaceutiche da cui vengono lecitamente o illecitamente finanziati, anziché la salute degli italiani. Concludo con una riflessione e mi ricollego a quello che ho detto in introduzione. Questi momenti informativi sono molto belli, molto importanti e sono importanti per raggiungere la consapevolezza. Prima ho fatto una chiacchierata fuori con un paio di persone che sono qui presenti nel pubblico, erano persone vaccinate e quindi questo per noi è una soddisfazione, nel senso che il lavoro che così portiamo avanti incessantemente da 3 anni ha svegliato qualcuno. Prima eravamo in Novax, i dissidenti, adesso il pubblico è più eterogeneo, quindi vuol dire che qualcuno prende consapevolezza che qualcosa non è andato storto, che non sono state fatte le cose nell'interesse della salute pubblica e della salute degli italiani, ma anzi per tutelare altri interessi. Però voglio dire questo, noi
abbiamo Antonio Porto, Gianluca Salvatori, che sono i firmatari delle denunce, e sono le persone che hanno avuto il coraggio. Io però abbiamo depositato 3 denunce, però penso che se queste denunce invece di 3 fossero state 300, 3.000 o 30.000, nulla, insomma, perché anche i procuratori sono persone e su 10 uno inizia a svegliarsi, e qualcuno comincia ad avere dei dubbi, e quindi questi dubbi io dico facciamoli venire, quindi dico dai momenti informativi alla consapevolezza, passiamo all'azione e i cittadini prendono anche consapevolezza che hanno dei diritti, che hanno il diritto di andare a denunciare queste condotte che hanno interessato tutto il popolo italiano. Cioè, una domanda molto banale per me, perché noi siamo medici, facciamo i clinici, vediamo i pazienti, voi siete avvocati. Ma se tu fai una denuncia, cioè devi chiarire il dolo, poi tu presenti i tuoi periti di parte, che sono periti di parte, e quindi anche il giudice deve giudicare se quel perito è idoneo e dice quello che dice, insomma. Però per noi medici clinici la cosa importante, perché oggi noi abbiamo la gente malata e la gente che muore ogni giorno per cause secondarie legate al vaccino, perché l'immunodeficienza acquisita ormai ce l'hanno tutti, perché hanno preso anche l'Omicron, eccetera. Beh, su questo che si deve fare? C'è un dolo che praticamente è in atto, senza parlare dei pazienti long COVID. Allora, vogliamo definire questo anche in termini di il dolo si pensa, no? Dimmi per questo dolo quanto devo essere rimborsato, quanto deve essere, noi abbiamo avuto mi pare qualche caso che è morto 60.000 euro, cioè la vita di una persona che è morta per causa delle istituzioni, va bene, secondo voi la vita di una persona vale 60.000 euro, no? Okay. Quindi noi quello vogliamo come clinici, ma non è una critica, come clinici noi vediamo i pazienti vengono prima da noi a dire ma io sono handicappato, che devo fare, eccetera. Non possiamo andare a dire al paziente fai la procedura legale, vai dall'avvocato, vai tu da solo, eccetera. Cioè le persone hanno bisogno di essere accompagnate. Voi state facendo un lavoro importante come associazione a questo punto di vista, ma secondo me bisognerebbe dare delle linee guida, proprio che la gente sappia il dolo qual è, quali sono i punti di riferimento, e tu chi vai a denunziare, chi accusi, chi deve essere, il governo, il ministro della sanità, l'ASL, eccetera, perché c'è una tale confusione a livello generale sul terreno che io, anche me, No, velocissimo, rispondo all'amico Giuseppe, ognuno qui ha una competenza e ognuno ha un compito, credo, no? Quindi voi medici, parlo così generalizzando, avete il compito, il dovere anche in grado di trovare delle risposte da dare ai pazienti, ai malati, a chi ha purtroppo subito le conseguenze di una scelta fatta sulla base di un tradimento. Quindi ci sono i malati che aspettano da voi le risposte per curarsi, e poi ovviamente da noi queste risposte non le possono aspettarsi, perché noi facciamo altro. Noi quello che possiamo fare è cercare di far prendere la consapevolezza alla gente che la scelta che hanno fatto a monte, che li ha portati quelle conseguenze a cui voi potete rispondere,
sono scelte basate sulla violazione da una parte dei diritti fondamentali, ma dall'altra soprattutto dalla incapacità delle persone di riconoscere il proprio diritto, perché le persone, tutto questo circo che abbiamo subito è stato dovuto anche alla incapacità di moltissimi a prendere una posizione. Vedete, oggi ancora si va negli ospedali e per curarsi ti chiedono: fatti il tampone, mettiti la mascherina. E la gente, pur in questo caso curarsi o avere un'assistenza o andare a trovare anche magari un figlio, un parente che sta ricoverato in corsia, accetta di fare questo, come ha accettato di prendersi questo farmaco pericoloso perché magari ovviamente doveva lavorare, o perché magari voleva andare a cena o voleva andare a fare i viaggi. Allora il punto è questo: da una parte la medicina, che dovrà dare delle risposte ad un aspetto, parte il diritto e la società civile, che deve prendere la consapevolezza e deve riformare se stessa prima di trovare poi la chiave per poter affrontare il futuro. Quindi i responsabili sono coloro che ci hanno messo in queste condizioni. Se c'è un medico che ti costringe, se c'è una persona che ti costringe a fare un qualsiasi cosa, è lui che va denunciato. Se c'è un poliziotto che ti dice, una guardia giurata che ti dice fai così, quando non lo può fare, è lui che va denunciato. O partiamo dal basso, oppure qui partiamo sempre, noi in questo caso, e chiudo, in questo caso ad esempio dei contratti che sono usciti e dello studio del professor Segalla, che non parlo da un punto di vista scientifico o che quello spetta alla comunità scientifica, ma noi ne diamo un'applicazione giuridica, e se c'è la dimostrazione che EMA ha emesso un atto autorizzativo per commerciare un prodotto rispetto a un contratto che era già scritto prima, che aspettava quell'autorizzazione per poter fare le forniture e acquistare, beh, se quell'autorizzazione è falsa è corruzione. Quindi la Procura Europea dovrà indagare sulla corruzione, perché qui stiamo parlando, Falcone diceva segui i soldi, ed è lì che sta la chiave di tutto. Seguiamo i soldi.